Oggi siamo qui per parlare di Adidas, parliamo della nuova collezione, parliamo della collezione Nightcrawler. Come la collezione Lone Hunter, anche questa collezione non avrà appoggio in campo, quindi non si vedrà ai piedi dei professionisti che sono testimonial di Adidas. Come potete notare manca la Predator, ma per la Predator faremo un video a parte. Partiamo con la X, che come tutte le scarpe di questa collezione ha una tomaia interamente nera, compreso il marchio, e una suola che è grigia con una cromatura che si fa abbastanza notare. Per il resto le caratteristiche tecniche della scarpa ovviamente rimangono le stesse. Abbiamo tomaia in tech fit, suola sprint frame con tacchetti mezzo conici più il tacchetto lamellare sul metatarso. Passando alla seconda scarpa di questa collezione parliamo di Nemesis, che allo stesso modo ha una tomaia interamente nera, però in questo caso abbiamo le tre strisce iconiche di Adidas che riflettono dei colori che vanno dal verde al viola sotto la luce. La suola allo stesso modo è cromata, però in questo caso non abbiamo tendenze grigie ma anche leggermente violette. Per il resto le caratteristiche della Nemesis rimangono le stesse, perché abbiamo una tomaia in agility bandage e una suola torsion frame, perfetta per chi ricerca l'agilità se va a scegliere Adidas. Abbiamo lasciato per ultimo la Copa, perché la scarpa più classica della collezione di Adidas, ovviamente con una colorazione totalmente nera, risulta la più affascinante. Come detto, abbiamo una tomaia interamente nera, una suola che non è cromata come le sue sorelle, però per il resto la suola è quella che conosciamo, con tomaia in pelle, è una suola tra le più classiche che si possano trovare se parliamo di Adidas. Per il resto, come detto, manca la Predator, ma la vedremo presto sui nostri canali. Se questa collezione vi piace, se siete amanti del Total Black, lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.